Buonasera, siamo tornati dopo una settimana di pausa, causa festività e causa mio smarrimento anche religioso. Se, è vero, non c'è così. Siamo tornati di nuovo qui con Radio Indifferenti, con l'ottima Francesca Colucci, Salve! che è la mia spalla, Ah! Non ho è la mia capito! co-conduttrice, Tu sei il mio co-conduttore, è il mio mi. capo in realtà. Esatto. E una settimana non ci sono stato perché ho lavorato e ho stato ai lavori forzati, sono stato perché mi ha punito a causa di mie uscite non previste durante la puntata precedente. E quindi Francesca è molto dittatoriale nei miei confronti. Siamo. Come sei interessante, ogni giorno diventi sempre più Lo so, Francesca, interessante. andrò qua. A breve ti conosceranno tanto, cioè, quelli fino a ora non ti hanno conosciuto, questo è il punto. Quindi per questo sembra tutto normale che. Allora, Chi chi abbiamo qui con abbiamo noi? oggi? Sì, abbiamo un gruppo, Sì. non è una sola persona, ne Sì. abbiamo quattro davanti a noi, Ah, sai contare anche, mi fa fino a piacere. cinque, se stava già il quinto e il sesto andavo un po' nel panico, andavo. Abbiamo qui con noi, abbiamo Igodo. Salve. Buonasera. Però prima di cominciare, io voglio, perché avevo capito che Godot era una persona. Il problema è proprio questo, possiamo sempre uscire. Cioè, secondo me, io la interpreto così. Francesca, Il non tu, non progetto è studi. nato da Donato e poi a lui si sono affiancati questi altri tre personaggi, giusto? Sì, in realtà ne mancherebbe anche un quinto Ho detto che erano nel 5 gruppo, io, sono insomma. per Quindi uguale, facciamo fino a così, 5 soltanto. presentatevi individualmente. Una, due. Ok, parte il cantante. No, io questa cosa. Allora, facciamo una piccola premessa. Sì. È vero che il progetto nasce come progetto cantautorale, perché nasce da me. Io sono Donato Barbato, lo dico così tra virgolette, e ho pensato, ovviamente ho messo su questa cosa. Ho incontrato quattro brutti soggetti per la mia strada. E quindi adesso abbiamo messo Ma su questa perché cosa non mi che. sento venire? Perché sono bellissimo. La più bella del mondo. È E ironia, quindi ovviamente. diciamo che questa cosa è ancora un po' un ibrido. E a volte è un percorso collettivo, a volte è un percorso individuale. Siamo. Dipende. Stai decidendo? No, non sto decidendo perché è come se, diciamo così, questa cosa venisse sempre fuori in maniera naturale. Spesso è una cosa individuale, a volte si incontra anche con le loro individualità, e questa cosa fa sì che abbia anche un respiro collettivo. C'è da dire che nel nostro incontro, il mio, io sono Fernando Marozzi, sono il violinista del progetto, e il nostro, parlo di me e parlo del qui presente Gianluca, la mia destra, il batterista, è avvenuto per caso praticamente. Era una giornata in cui dovevamo incontrarci con un nostro amico che ha uno studio di registrazione in San Giovanni a Teduccio. E ci raccontò, insomma, ci disse che c'era questo soggettone, Giovane ragazzo. questo misterioso cantautore, questo misterioso Godo che doveva registrare dei brani suoi. E ci disse: ragazzi, guardate, lui sta cercando insomma, di mettere in mezzo, di registrare queste cose, aveva bisogno di una percussione, aveva bisogno, insomma, di uno strumento solista. E così casualmente ci siamo incontrati, abbiamo ascoltato i suoi brani e da là, insomma, è nata una chiacchierata, una registrazione, è nata questa collaborazione che poi è diventato il progetto collettivo, Collettivo. diciamo, va. Presentazione mia l'ho fatta, sono Fernando Giusto, Marozzi. Ora tocca al giusto. Che batterista. dire? Come ti chiami? Da Solo il nome vogliamo dove? sapere. Allora, io sono Gianluca Zenga e sono il batterista. Non vuoi aggiungere È quello che ha nient'altro? detto lui. È quello che ha detto lui. È quello che ha detto lui. Io sono Fabio Gerardi e sono il basso. E aggiungiamo una piccola cosa a quello che ha detto Gianluca. Prima di questo fantomatico incontro che è accaduto, penso, a giugno, Sì. il progetto, venendo dalla stessa città, io e lui siamo Cerrani, avevamo cercato di affrontarlo anche con altre persone, con altri musicisti. Ma diciamo abbiamo raggiunto poi il Nirvana grazie a questi due soggettoni qui, più Esagerato, presidente. venire a fare una bucatura.
E c'è da dire anche grazie ad Alessandro, che purtroppo oggi non che è noi salutiamo oggi non è con noi perché era impegnato. Anche noi ti salutiamo sempre. Sì, perché c'è Alessandro Petrone alla chitarra, l'altra chitarra. Esatto. Io prima di fare la mia prima domanda ansiosa, ecco, è già il mio momento. Sì, voglio. Quello di tamburi. Allora, Nino, devi spiegare cos'è questo oggetto che abbiamo sul tavolo. Sì, voi non lo potete vedere, è un campanello d'albergo. Allora, c'è da dire che anche per chi ci ascolta per la prima volta, sì, noi abbiamo, da questa l'abbiamo scoperto, causa le mie problematiche nella vita, di avere dei poteri speciali. Siamo oracoli, siamo veggenti, siamo... No, siamo oracoli, mi piace. Come si fa? Ne blocco, andiamo a inventare anche noi. Siamo oracoli. Non siamo vegani, fortunatamente. No. Attenzione. Quindi abbiamo uno. Però io non disprezzo i vegani, posso dire che non mi sono approcciata. Subito! Attenzione! Io me ne vado. Allora... appena mangio le polpette che ha fatto mia nonna, di carne! Io non ho mangiato. Comunque, no, volevo dire, questo rumore, questa melodia soave che avete appena sentito è il nostro campanello, che agli occhi di tutti sembra un normale campanello, ma ha dei poteri speciali. Wow. Il primo potere speciale, che ne ha tre, il primo speciale è quello di placare l'ansia che Francesca insinuerà nelle vostre menti a partire dalla prossima domanda. Quindi appena avete l'ansia potete suonare senza limiti. Però quindi non abbiamo, posso dire una cosa, se il campanello sta qua non lo stavo pensando. È fatto apposta che voi vedete... Vabbè, che io lo sposto il campanello, mi metto, okay, mi metto qui, ma anche tipo simbolicamente uno di loro, basta, no, che altrimenti vengono dal complotto, lo possiamo, capito? Fare pure a voce, din, din. Ottimo, ne provi del più. Ma poi è il domande della personali, mia esperienze individuali, il campanello suonerà. Tu già lo vuoi suonare? No, lo ma perché suonare. Diciamo è una delle cose che voglio fare prima di morire, non l'ho mai fatto. Vai. Suonare un campanello. Tra poco. Wow. Ok, io lo dico qua. C'è un annuncio, dobbiamo cambiare bassista. No. Noi realizziamo anche i sogni qui a Baiano e quindi da che dire, un altro potere del campanello, il quindi quarto. Diciamo che se loro suonano questo campanello, sì, perché sentono molta ansia, io mi zittisco automaticamente, sì, wow, se ne esce. Però poi la punta dava in mano a Nino, quindi non so quanto vi conviene, non vi preoccupate, ho tante belle cose da dire, non dovevo immaginare. Ma il campanello non funziona. No, no, radio cazzeggio poi diventa. Cioè, ma quello secondo me vai bene. Guarda, loro soprattutto vanno. Sì. Guarda, sì, subito che punta il dito. Allora, vai, Francesca, sono tutti. Siete pronti? Prontissimi. Sì. Allora, visto che il progetto è partito da Donato e voi vi siete accodati dopo, vediamo un po' i pregi e i difetti musicali che avete riscontrato in Donato Barbato. Ah. Qui ci facciamo male, qui si scioglie Godot. Oppure Togo. Oppure Togo. Quindi è una domanda che va a noi più che a Donato. Sì, praticamente. Però lui può, maestro, replicare. Guarda, io penso che dovresti iniziare tu, perché lo conosci da più tempo. Infatti. Ma non perché, ti dico questa, non perché noi non abbiamo un nostro giudizio, semplicemente perché l'abbiamo conosciuto dopo. Per esempio, retroscena musicale di Donato a livello di studio, eccetera, non lo conosco. Okay. Per quello che ho potuto vedere, ovviamente l'esperienza musicale che abbiamo avuto in questi, insomma, questi mesi di collaborazione, insomma, o partecipazione al gruppo, come si vuole dire, musicalmente è un progetto che ha tanto da dire, e le idee che Donato mette a livello, insomma, testuali, ok, parlo proprio dei testi, sono idee di, vorrei dire moderne, sono idee comunque, come posso dire, porta avanti un discorso. Non riesco a trovare bene le parole che vorrei usare, delle parole specifiche. Porta avanti un discorso di realtà. Perché non sto pensando ai testi, delle canzoni, cioè, sono, non tutti vale diversi, tutti, questo l'ho chiamato io generazionale. Time out. Non è rivoluzione, è tutto, cioè, le tematiche sono diverse, sono tutti argomenti importanti, tutti argomenti che riguardano la modernità, la nostra generazione, l'invito a resistere alle sollecitazioni negative esterne, sono talmente tanti gli argomenti importanti che affronta, e tutti comunque con un testo ben trascritto, un senso specifico.
Grande pregio. Sì, grande decisamente. Pregio. Mi perdo un po' con le parole, bene. Però c'è tanto in realtà dietro i testi. Beh, per quanto mi riguarda, lo conosco un po', da un po' più di tempo, avrei detto, oltre diciamo al valore che do alla persona come amico, avrei detto le stesse parole non dette da Fernando, cioè la capacità di trascrivere, di usare le parole per descrivere delle situazioni sia individuali che collettive che appartengono un po' alla nostra generazione. E un grande difetto è che mette molta ansia, soprattutto su WhatsApp, e quando c'è, non so, una serata, una prova, un'intervista, lì che martella. Ti sono vicina. È lì che martella. Io sono vicino a loro. Ma a volte pure dal vivo, cioè dal nei live, nelle prove. e noi gli diciamo, guarda, no, non rilassati. C'è da dire che noi siamo ritardatari. C'è da dire che noi siamo ritardati. C'è da dire, la mia non conversazione di prima lo dimostra. Comunque c'è da dire che noi siamo ritardatari, però certo, effettivamente, ragazzi, dove siete? Ragazzi, dove siete? Ragazzi, no ragazzi, scusate, non vi voglio mettere ansia, ma dove cazzo siete? Esatto, questo è un po' il difetto che non dovrebbe appartenere a un musicista. Uno sceglie di fare il musicista per vivere in per libertà, per andare fuori tempo. Però posso dire... se lo dice un batterista, però sì, posso dire una cosa, che è in 3 anni che facciamo questo programma, ne ho sentiti tanti di musicisti con questo difetto, che sono ritardatari. No, proprio dell'ansia. Beh, noi allora, c'è da dire che se abbiamo parlato di ritardo, il record della nostra classifica di ritardo ce l'ha una sola persona, che è un nostro carissimo amico, capace di chiamarti, meglio di dirti, tranquillo, sono uscito dall'autostrada, in realtà stavo ancora a Mondragone. Ciao Poppo, ti vogliamo essere lo stesso. Infatti sì, giusto, ciao Poppo. Cioè, io, lui c'è il record della nostra classifica, la Top Gear, non so se avete mai visto, dei giri più veloci, lui è il ritardo maggiore, cioè... È vero. Andiamo avanti. Chi vuole preferire? Pregio, difetto di Donato. No, dai, non si può fare così. No, io sono d'accordo con gli altri. Non è diplomatico. Lui, lui è l'indifferente. Però Donato può replicare. Certo, è un democristiano esagerato. No, io non ho da replicare, soprattutto sull'ansia... Perché quella c'è, è conclamata. Sai cos'è? Non possiamo protestare di niente, nemmeno a livello musicale, perché il lavoro di gruppo è collettivo. Quindi praticamente ognuno crea la sua parte e la confronta con gli altri. Per cui nel momento in cui c'è qualcosa che non va, ne discutiamo là per là. Quindi su questo possiamo essere tranquilli, non c'è né non ci sono liti, non ci sono, a meno per il momento. Per adesso siamo giovani. Io però l'unica cosa che posso dire e cambiamo, è che sono comunque molto contento di suonare con loro. E anche questo, diciamo, è il senso di questa dualità, sia individuale che collettiva. Prima di tutto perché non mi aspettavo, diciamo così, di riuscire a creare una sintonia così forte. È molto difficile riuscire a creare una sintonia con dei musicisti, soprattutto se sei, tra virgolette, un cantautore, se scrivi sia i testi che la musica delle canzoni che fai. Proprio perché, diciamo, hai una tua idea, gli dai più o meno un senso di completezza, pensi che sia comunque finita, e poi ti rendi conto che invece non è così, soprattutto se ti approcci con una certa umiltà, devo dire. E poi con loro è risultato molto facile. Prima di tutto perché Fernando è bravissimo e qualsiasi cosa gli metti in mano suona. Gianluca è la persona più tranquilla del mondo, oppure no, dipende dalle situazioni. E Fabio è praticamente quasi un fratello, visto che noi abbiamo ormai da anni una collaborazione che va oltre, diciamo, la collaborazione musicale. E quindi, diciamo, e poi anche con Alessandro, con cui ci siamo rincontrati dopo tanto tempo, è comunque una scoperta che fa bene soprattutto a migliorare i processi, perché potrebbe tranquillamente restare un progetto individuale. Io ci tenevo particolarmente che anche loro, insomma, non solo venissero qui o comunque che è incagagliarsi con le parole.
No, no, per far fare brutta figura sia il violinista. ma proprio per dare plasticità a questa cosa, insomma. Sono una famiglia felice, non c'è che dire. Io direi... Quelle sono le peggiori famiglie felici, ricordiamolo. Direi, visto che fa caldo... Sì, prima di prenderci una pausa... Posso farlo io, perché invece mi fa questa cosa. Sì, diamo il nostro numero WhatsApp. Ehi, ciao, tu che stai ascoltando Radio Baiano. Puoi anche mandare un messaggio al 344 27 49 695. Ripetilo. 344 27 49 695 e ai primi 5 messaggi una cena a casa mia a Napoli. Se tu sei donna solo, però comunque. Mi raccomando, firmatevi, altrimenti non capiamo chi siete. Detto questo, ci prendiamo una pausa, ascoltiamo Domenica de Godot, sì. Torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Pensieri, per guardare con gli occhi chi è rimasto senza, che non conta adattarsi al buio e alla luce, se la pace è un concetto non ci appartiene. Stagioni fantastiche fra lente domeniche ed una mano come aperitivo, per ricordarci che siamo alla frutta, con lo smog in centro come a Calcutta. Via la malinconia, che scappiamo per chi lo sa, butta via la malinconia. Butta via la malinconia, che scappiamo per chi lo sa, tanto il dove non ha più importanza, basta evitare. Vendo al grammo, la dispensa mo al banco la coppa, indosso abiti come divise che mi facciano sentire snow. Cerco un motivo per andare al bar, cerco un motivo per restare solo, a parte il traffico sto bene in centro, che di domenica ha un sapore buono. Butta via la malinconia, che scappiamo e chi lo sa, tu butta via la malinconia. Butta via la malinconia, che scappiamo e chi lo sa, tanto il dove non ha più importanza, basta evitare l'obietà. E
siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Abbiamo ascoltato Domenica dei Godot, perché ormai sono al plurale. Sono qui con noi. Allora, domanda di nuovo per tutti, perché tutti dovete parlare. Okay. Non sto guardando nessuno in particolare. Allora, influenze musicali. Qui. Cosa ascoltano i Godot? Ok. Comincia Donato. Quanto tempo abbiamo? No, io ho il background totalmente cantatorale. E punto di riferimento mio è Rino Gaetano. Tant'è che oltre a questo progetto noi abbiamo anche un tributo a Rino Gaetano. Cioè dico noi perché in questo progetto è coinvolto anche Fabio. E proprio perché diciamo ho sempre avuto questa passione per questo tipo di... cioè per Rino Gaetano e in generale per la musica cantautorale. Anche se ovviamente diciamo le influenze musicali, gli ascolti sono molto, molto vari. Da quando diciamo si è iniziato a 16 anni con lo Skypunk fino ad arrivare poi... appunto anche adesso ad ascoltare perché no anche musica elettronica però ovviamente diciamo il riferimento è quello cantautorale sia diciamo italiano che inglese. Lennon, Cat Stevens, Dylan, classic. Andiamo avanti, tocca a me. Il mio background musicale in realtà anche è molto vario. Io ascolto, suono anche perché la studio in conservatorio, musica classica, musica antica, musica popolare, tradizionale, insomma campana e pugliese, che mi piace tantissimo e che tra l'altro suono. E per quanto riguarda invece il resto, l'alternative rock inglese in particolare, la musica alternativa elettronica, sempre stato un pallino da più o meno da quando avevo 17-18 anni. Radiohead, Muse, i gruppi inglesi in particolare. Andrei a sentire Radiohead? Mi sto organizzando con un amico, forse Firenze ce la facciamo. La data più gettonata, quella di Firenze. Sì. Avanti il prossimo. Io personalmente a livello di genere non ho niente a che vedere con il loro. Sei brutta persona. Mamma mia. Ah, un po' di alternative. Lui tra l'altro suoniamo insieme da una vita, insieme io e Gianluca. Siamo stati anche a Londra in realtà, io e lui a suonare insieme con un progetto sempre di inediti però di rock inglese. Poi è morto. Vabbè, lasciamolo. Comunque non niente a che vedere con il loro genere, perché cioè, dal mio, cioè, quello che ascolto è totalmente diverso da quello che suono con loro. Però lo facciamo lo stesso, cioè, dai, con piacere anche, dai. Io parto dal punk a salire. Si vede anche senza un limite, senza un limite, capito? Cittacin Cuni, il metallaro della band. Blink, Sun 41, poi si sale, sì, Alter Bridge, poi si sale verso il metal, queste cose schifose che la gente, che la gente etichetta come la musica del diavolo. 666 le musiche, come direbbe un amico di Calo, di Suatana, non di Suatana. Però secondo ascolto me di tutto, cioè mi piace di tutto. Anche Calcutta? Madre Teresa. Questo è perché ha detto tutto, scusami. Questo è perché il 15 mi vuole trascinare. C'è una persona che non sto indicando che il 15 mi vuole trascinare al concerto. Fortunatamente lavoro a Bagoli. Meno male che lavori. Ah, perché a me non piace? No. Facciamo queste cose in l'anno scorso abbiamo fatto una campagna contro questo personaggio. Abbiamo questa piccola parentesi, giusto veloce. Francesca ha un odio proprio nei confronti di Calcutta. Cioè, appena senta parola Calcutta, ormai manco più. Quindi non andrà nemmeno in India. E quest'anno ce l'ho contro Cambogia. Chi è Cambogia? È uno nuovo. No, cioè, oddio, fanno la concorrenza. Però io non ho detto che è malvagio proprio, ho detto ok, va bene. Però ci vogliamo rubare il nome, è carino. Kenya, il prossimo. No, avanti il prossimo. Francesca lo odia proprio, io dico vabbè, qualcosa può capitare che mi capita di ascoltare, però non sono un fan sfegatato, di Dio, mio Dio, ok. Prego. Avanti il prossimo. Vai, prossimo. Prossimo. Grazie. No, per quanto mi riguarda non ho un genere preferito, ascolto tante cose e passo diciamo dall'hard rock, Led Zeppelin, Deep Purple,
a qualcosa di un po' più tripposo, Pink Floyd, cose di questo tipo. E poi, non so, musica classica, tantissima elettronica, anche quella cafona. Però non mi pongo limiti musicali. Ottimo. Questi Bach sul basso, eh. Il vostro è un progetto cantautorale. Sì. Ultimamente c'è molto dibattito sul cantautore, tutti sono cantautori, non potete... Ci sta come... Sì. Secondo te, un cantautore oggi che caratteristiche deve avere per non essere sempre paragonato erroneamente ai grandi? È un po' difficile. Sex, occhi azzurri, sì, ma... io vorrei mantenere questo alone di serietà, ma giustamente non ce la posso fare. Non si può. Non si può, giusto. E così dovrebbe essere anche come è diventato forse quel cantautorato. Perché a prescindere dal fatto che molto probabilmente non si possono replicare, prima di tutto per ascolti, stagioni come quelle là, diciamo... fino al secolo scorso, per buttarla così, ma perché adesso il cantautorato si è evoluto forse, e molto ha subito le influenze dalla musica elettronica, come ci vuole, e poi ha preso anche, si è assestato su una linea molto sottile, che forse è anche quella della musica indipendente in generale. Si faceva un discorso, tra parentesi, qualche tempo fa, quando Manuel Agnelli è diventato, diciamo, giudice X Factor, e infatti si parlava della musica indipendente, proprio come a dire, da Bye Bye Bombay a Calcutta. E a questo adesso forse come caratteristica, quella di riuscire a coinvolgere degli stati differenti di ascolto, è un cantautorato secondo me molto diverso. Leggermente meno impegnato, ma non diciamo lontano dal trattare determinati temi. Ci prova e lo fa forse in una maniera più superficiale, più leggera, perché forse è il tipo di ascolto che è cambiato. Meglio o peggio del cantautorato classico? Ma non so se è meglio o peggio. A me piace molto il cantautorato classico, però ascolto con interesse pure questo nuovo cantautorato. Prima di tutto perché poi ce n'è molto. Io non sono per quelli che dicono adesso sono tutti quanti cantautori. No, io dico ben venga che ci siano tanti cantautori, anche qualcuno che scrive delle eminenti cazzate. Cioè potrei essere anche io, diciamo. Cioè, secondo te cioè è vero che la maggior parte dei cantautori vuole assolutamente rifarsi al cantautorato classico, oppure c'è ancora tanta originalità e ci sono ancora tante cose da dire adesso? Ci sono delle cose da dire adesso e ci sono molti modi per dirle. C'è chi lo fa rifacendosi ad un cantautorato classico, che avrà una sua fetta, una sua nicchia forse, perché non c'è più quell'ascolto diretto, come a dire, molta gente ancora adesso ascolta per esempio Rino Gaetano, Battisti, in parte c'è un ascolto largo per De Gregori, piuttosto che penso anche molto, forse per ricordarci la questione anche un po' delle chiami elettronici a Battiato, però c'è anche molto ascolto successivo. Cioè, penso che, per esempio, se devono fare dei raffronti ultimamente, la nuova generazione di cantautori, cioè la nuovissima generazione di cantautori, si rifà, per esempio, a cantautori di nuova generazione, tra virgolette, come Silvestri, Gazzè, Fabi, Bersani, che hanno un tipo di scrittura e di, diciamo, resa diversa da quella del cantautorato, diciamo, di matrice classica, per dirla alla Guccini o alla De André. Cose che forse adesso cioè De André è immenso, è un poeta, non si può dire nulla, però io credo che oggi avrebbe molta difficoltà. Uno che ha fatto un ragionamento del genere alla fine degli anni 90, per citare diciamo quei passaggi sulla nuova generazione, è uno che forse con questa roba non c'entrava nulla, che era Gianmaria Testa, che è un grandissimo cantautore, però aveva una maniera molto classica di pensare se stesso e la musica che faceva. E quindi è rimasto, diciamo,
su una nicchia diversa rispetto invece a chi ha fatto delle sì. Poi vabbè, io sono molto legata a Giovanni, adesso siamo nati lo stesso giorno. Quindi questa cosa mi piace molto. Parliamo invece di Domenica, il pezzo che abbiamo appena ascoltato. L'autore sei tu. Sì. Di cosa parla? In realtà è un pezzo che è nato in maniera molto spontanea. È nato appunto una domenica mattina, dopo non aver dormito un sabato sera, cioè nel senso... Balordo. Birichino. Sì. È uscito in maniera molto spontanea, ma trattando forse un tema particolare, che era quello della completezza. Cioè può sembrare una cosa un po' strana detta così. Io ho sempre preferito la domenica come giorno della settimana. Che ne dica la letteratura, diciamo, di sempre, rispetto per esempio al sabato, e quindi tutta la questione dell'aspettativa, e per questo anche aspettando, poi magari se c'è qualcosa da voi ve lo spiego anche questa cosa di Godot. E perché a me piace la domenica proprio perché è l'emblema della compiutezza, è qualcosa di finito, di tranquillo. E forse ha questo come valore, diciamo così, terapeutico anche, quello della di riuscire a cristallizzare, a placare delle attese, delle ansie che magari in settimana si sono create. È il giorno con cui uno può stare con se stesso. E forse anche questo, diciamo così, serve a mettersi in relazione con se stessi. Riuscire ad avere questa completezza, questa tranquillità d'animo, fa in modo di riuscire a parlare a se stessi, e quindi togliendosi di dosso, adesso mi ci vuole, la malinconia, tutta una serie di pesi che magari uno si porta dentro. Nel testo si fanno una serie di riferimenti, forse perché io, diciamo, da lunedì al venerdì indosso determinati abiti. Perché sono un avvocato. Sì. Mi occupo di penale, di diritto penale, insomma, sono avvocato penalista. E quindi effettivamente la mattina, io lunedì mattina ho la giacca, la cravatta, la borsa. E nel fine settimana no, però, o la sera no, perché suono, perché sto su un palco, faccio un po' il buffone. Un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E questa cosa, diciamo, la domenica per me ha un valore particolare. Posso dire che ce l'ha spiegata benissimo la canzone, e proprio dopo aver detto questo, tu sei uno che durante i live preferisce spiegare la canzone prima di suonarla al pubblico, oppure temi di poter influenzare l'ascolto? Allora, voi non vedete le facce, le teste dei miei compagni di viaggio che dicono sì, arrivano. Sì, bene, sono uno che spiega tanto, cioè a me piace veramente un sacco parlare. Durante il live c'è il momento in cui il pubblico si può soffermare su un riff di uno strumento in particolare, su un ritmo di percussione, qualsiasi cosa. Secondo me lui fa benissimo ad anticipare i temi, mette la focalizzazione sul testo, no? Che è la cosa poi tra l'altro intelligibile per eccellenza, no? Tutti quanti possono soffermarsi sul testo e capirlo pienamente rispetto magari a una linea specifica di uno strumento. Per me fa benissimo, anche perché... Però Fabio poi me lo dice, però tieni i tempi più stretti. lui diciamo è molto esaustivo. Molto esaustivo. Però le spiega cerca bene le parole. Diciamo a volte che si perde. È un difetto che ha sempre avuto anche in progetti precedenti, e soprattutto un nostro caro amico Alberto il batterista si lamenta spesso di questa sua caratteristica e comincia a suonarci sopra, mentre lui parla comincia a suonare la batteria. È quello il segnale, diciamo, in cui devi. Sì, io capisco che la devi che devo tagliare. Tante cose da dire. Io direi di prendere un'altra pausa. Vedo... Casomai poi ritorno, facciamo il piccolo. Quello che vuoi fare, visto che sei sempre in silenzio oggi. No, io sto aspettando. Forse è una fortuna. Sto
aspettando praticamente che entrino gli strumenti, perché poi dopo posso fare la mia domanda. Ah, ho capito. Che senza gli strumenti non posso fare la domanda. Posso aggiungere una cosa che mi era venuta in mente da dire prima a proposito delle etichette del cantautorato. Abbiamo cacciato questo discorso delle etichette, il fatto di rifarsi ai grandi. Molti quanti vivono proprio l'ansia questa cosa, no? Se assomigli a questo hai preso. Non è una cosa sbagliata, ovviamente, avere un personaggio, un cantatore, un compositore di riferimento, anzi, tutti quanti abbiamo dei nostri riferimenti come preferenze d'ascolto, come preferenze di composizione, quello che sia. O gusti musicali. Però, esatto. Però è vissuta molto quest'ansia di paragone. Cioè, quando una persona ha una qualcosa di dire, ha una qualcosa da dire, è giusto che la dica nel modo suo, poi lascia stare che si rifà un metodo comunicativo che per qualcuno ha funzionato, per qualcuno no. Alla fine tu devi comunicare quello che vuoi dire. La messa in musica poi collettivamente si fa, si sistema. Ma uno non deve sentirsi limitato dal fatto a lui l'ha già fatto, lui non lo posso fare. Cioè, è vissuta molto male, secondo me, questa cosa. Il fatto che ci sia un proliferare, ecco, di persone, di cantautore, quello che sia, in realtà non è bene, è una cosa buona, una cosa bella. Vuol dire che ci sono persone che vogliono comunicare delle emozioni, delle sensazioni personali, anche perché poi la musica è anche questo, no? Mettere la propria individualità e renderla pubblica, ok? Dire delle cose, io voglio dirti delle cose, voglio comunicarti che questa sensazione che provo è una cosa bella e voglio che la provi anche tu con me. È così che deve essere, senza tutte queste costruzioni mentali, l'ha fatto lui, l'ha fatto l'altro, in questa cosa come la dire, la devi dire a modo tuo. E quello è il modo che funziona fondamentalmente. Se vuoi anche la funzione primaria della musica, certo. Poi la differenza la fa chi ti ascolta. Io direi di prenderci un'altra pausa perché tu stai soffrendo, vedo che le orecchie cominciano a farsi bordo, quindi ascoltiamo Niente da perdere dei Godot, torniamo fra poco alle indifferenti su www.radiobaiano.it. Non abbiamo niente da perdere, tanto meno qualcosa da spartire. E che dobbiamo smettere questo lutto. E ci dobbiamo prendere tutto. Ci va. Siamo di pendolare in ritardo, studenti fuori sede, parole senza misure, promesse disattese. Siamo foto di periferia, nella miseria, infanzia senza obbedienza, smisurata poesia. E non abbiamo niente da perdere, né tanto meno qualcosa da spartire. E che dobbiamo smettere questo lutto. Ci dobbiamo prendere tutto. Siamo quelli che ne hanno abbastanza d'essere la speranza, non sapere mai. Non abbiamo niente da perdere, né tanto meno qualcosa da spartire. Perché dobbiamo smettere questo lutto. Non ci dobbiamo prendere tutto.
E siamo tornati ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Abbiamo ascoltato Niente da perdere dei Godot, che sono qui. Vedo degli strumenti, quindi immagino che stiamo cominciando con il live, credo. Credo, tu credo. Continua a parlare, che anche io sto prendendo i miei strumenti. Che ogni tanto... Quindi mentre tu prepari, io ho un'altra domanda da fare a Donato in particolare. Tramite i pezzi che scrivi, hai capito qualcosa di te stesso che magari prima ignoravi? Beh, sì, un po' sì. Perché poi uno, diciamo, prova a scrivere quando ha qualche domanda da farsi. Quando si pone qualche domanda, allora prova a dare delle risposte su carta. E a volte riesce a trovare la risposta, altre volte no. Diciamo che in momenti particolari è più facile provare a scrivere, forse è per questo che tanta gente, diciamo, quando magari soffre un po' di più. Io sono della scuola di Tenco, che diceva: quando sono contento esco, quando sono triste scrivo. Questo però non significa che i pezzi sono tristi, mettiamo le mani da però sì, insomma, c'è questa cosa di riuscire a trovare un po' di risposte in più dentro, anche nei pezzi che si scrive. E soprattutto ho imparato forse a relazionarmi un poco di più con me stesso, questo sì. A provare non tanto a scavare proprio dentro, quanto a farle uscire fuori determinate cose, che possono essere sia, diciamo, cose individuali che cose collettive. Ora che ci suonate? Un pezzo che è individuale, devo dire la verità, che si chiama... Ah, vuoi fare quello? Ah, è quello che vuoi. Vabbè, tanto ne possiamo fare un altro dopo. No, io vi facciamo insieme al maestro Marozzi, vi facciamo sentire Restare di spalle. Lasciar scivolare e via sulla pelle pezzi di canzoni, soluzioni scomode di non continuità. Sorrisi nascosti e dietro chi passi lanciati come sassi da cavalcavia, parabole di mirabile armonia. Senza pietà, ma dimmi come seguire il tuo flusso, come fotografare questo collasso. Tu dimmi adesso se per te lo stesso, se vale lo stesso. Avere paura di diventare invadente, perdersi e confondersi in un deserto di socialità. Ritratti sfuggenti, i mondi distanti, pesanti, anacronismi, poca fantasia, distratti momenti di lucidità. E amara poesia, dimmi come seguire il tuo flusso, come fotografare questo collasso. Tu dimmi adesso se per te lo stesso, se vale lo stesso. Seguire il tuo flusso, come fotografare questo collasso. Tu dimmi adesso se crederci onesto, se ancora posso, oppure no, oppure no.
brave. Brave, brave. A lui, a lui. Vi potete accomodare, prego. Vai, zia. Grazie. Nino, mentre posi, commenti a Carlo. C'è la chitarra. Mi è piaciuto, devo dire la verità. Anche a me. Devo chiedere una domanda. Sì. Una cosa che ho riscontrato anche adesso, ma anche leggendo anche la loro descrizione sulla loro pagina di Facebook, sì, che c'è una tematica importante che viene affrontata nel loro testo, o meglio nell'intero progetto, che è la tematica anche del tempo. Sì. E questa cosa è presa molto anche da Godù. Sapevo che l'avessi detto. Quella è fondamentalmente là. Ci dobbiamo anche arrivare prima o poi, sì, ragazzi. Sì, sì, sì. E non vi aspettavate che lo mettevo in mezzo io. Da un milione di dollari. Ecco. No, in realtà sì. Anche perché, diciamo, anche se un po' italianizzato con quell'apostrofo al posto della T, il progetto prende un po' le mosse dalla pista teatrale di Beckett, aspettando Godot. Però ne stravolge un po' il senso, o comunque gli dà un senso, diciamo, personale. È un progetto contro l'attesa. Aspettare Godot è entrato, diciamo, nel gergo comune come aspettare qualcosa che probabilmente non arriverà mai. È proprio l'allegoria dell'umana condizione di un'attesa inesorabile. Ecco, il passaggio è proprio quello. Smettere di aspettare Godot e diventare Godot, cioè assumersi la responsabilità di andare contro questo meccanismo, provare a lottare un po' contro il tempo. E un po' nasce anche dalla ognuno di noi ha qualcosa rispetto a riesce a trovare qualcosa rispetto qualcosa di personale rispetto a questa tematica. Io per esempio lo associo al fatto che io sono arrivato a far uscire fuori alcune cose che avevo in testa da molto molto tempo, forse un po' tardi, tra virgolette. Ecco, per tornare al discorso di prima, io non scrivo da parecchio, ma fino a quando, diciamo, abbiamo lanciato questo progetto, ho lanciato questa cosa, ho chiesto ai ragazzi di partecipare a questa cosa, le tenevo per me, e per molto tempo mi è bastato. Facevo altro, ho studiato, mi sono laureato, ho lavorato, poi questa cosa non mi è bastata più. Ho smesso di aspettare e ho detto no, voglio portarlo fuori così. Il che è molto difficile, perché soprattutto, diciamo, in tutto il mondo indipendente, ma in generale, arriva soprattutto con i tempi di oggi, no? Con questo con questa perenne velocità, bisogna arrivarci presto alle cose, bisogna avere subito le idee chiare e essere vincenti dall'inizio. Ecco, questa cosa in tutti e tre gli ambiti non rispecchia quello che è questo tipo di percorso, che è invece un percorso un po' di rottura. Questa anche la domanda mi è piaciuta, Nino. Veramente, e sono visto stupita. Che adesso sei stupita, è arrivato il momento della seconda sì, esibizione mia. Ah, non loro. La mia seconda esibizione. Allora, devi spiegare la seconda funzione di questo pulsante. Okay, la seconda perché funzione. Siamo stati seri fino adesso, sì, giustamente. Pareva brutto essere seri. Allora, c'è la seconda funzione di questo pulsante che è qui dinanzi a noi. Un giorno, mentre viaggiavo nel bellissimo treno della Vesuviana in direzione Baiano, pensai, ma secondo me quest'anno deve esserci anche una mia rubrica. Cioè, questa rubrica mi ha sempre bocciato, della campagna crowdfunding, roba, mi ha sempre bocciato tutte le mie idee. Questa qua stranamente le è piaciuta tantissimo. Ma perché da quest'anno io sono buona. Concessioni. Allora, io mo la pongo prima di prima di porgere Congo. Domande a voi, pongo. Congo. Pongo nel Congo. Domande. Sì, Congo. Che cosa? Stiamo entrando nelle sue cazzo. Stiamo divanando.
Ma secondo te allora la devo fare seria? No, la devi fare originaria. Ha risposto, guarda, lui non parla, non me l'ha risposto una cosa, devi fare seria. No. Allora, visto che poi, visto che non posso essere serio, il titolo di questa rubrica, così la rubrica si chiama La canzone trash. Ma perché si chiama La canzone trash? Ma c'ho anche la canzone. Lo vedo contento. Allora, vi darò 5 numeri. A ogni numero corrisponderà una domanda. Ma voi dovete scegliere un numero da 1 a 5. Fammi vedi parlare. Non so ancora contare bene. Ma fino a 5. Ed è quello che conta i tempi della batteria. La batteria è fine 4, capito? Arriva al 4 e poi basta. Dipende. Non va oltre. Sto scherzando, ragazzi. Vedete, sono 5. Più una bonus. Però la bonus è seria. La bonus è seria. Dalle serie non le voglio. Uffa. Vabbè, sono 5 trash. Quindi scegliete un numero da 1 a 5. 4. Vai, 4. Allora. Vabbè. Ma aspetta, ma ognuno dà la risposta? Sì, sì. Oppure si va per maggioranza? No, vabbè. No, vai. Ognuno dà la risposta. Allora, la numero 4 è la canzone trash che cantereste durante un viaggio. La canzone trash che canterei durante un viaggio è Nulla di tanto, perché affrontiamo la tematica del viaggio. Giusto. E della latitanza. Questo diciamo dal metro della cultura musicale. Sì, cioè, sì, io non so cantare. La canzone trash che ascolteresti. Sì. Trash. No, io ascolterei quella che mi hai passato tu, quello per colpa di Marozzi. Ah, un grandissimo Enzo Savastano, ragazzi. Ah, ecco. Quella è bellissima. Devo quella fare che il biglietto della Marozzi. Mannaggia Marozzi. Mannaggia Marozzi. Ma l'ha invio, perché giustamente noi lo siamo. Lui si chiama Marozzi. Io dico nome. Faccio la canzone è una perla. Io mi trovai all'improvviso sulla barriera di Facebook. Fabio mi linkò questa canzone. Ma che cosa? Mannaggia Marozzi. E poi sentivo sapere fa bene. Indiscusso, io ce l'ho la mia. Qual è? È un remix, però è una cazzata assurda. La dovete sentire. Cioè, come si chiama? Ne è sceso il muro. È bellissima. Un remix di Concetta Schiavo. È bellissima. Cercate su YouTube. Questo è sceso il muro. Guarda, quel pezzo ti posso assicurare che lo conosciamo bene. Lo conosci? Abbiamo un'ottima imitatrice di Concetta Schiavone qui, in questa stanza. Andiamo avanti. Aspetta, tocca a Donato. Tocca a Donato. E lei ha detto Savastano, pensavo che la sua risposta. No, è del Marozzi. Del Marozzi sì, era... No, io diciamo che sono state tutte delle gran riferimenti. Diciamo. Però secondo me anche Maracaibo potrebbe funzionare. Maracaibo, effettivamente, è un pozzo altolocato, però. Sì, ragazzi, ma di 4 devo fare il quinto serio. È un pozzo chic. Ragazzi, ma io dei 4 devo fare il quinto serio. Non lo so, che rovina sempre le cose. Buona questa risposta. Sì, andiamo buona. I richiami esotici. Lui dà le risposte quote. Vai, la prima è andata. Andiamo alla seconda. Esce la seconda domanda. Numero 2. Numero 3. 3, la 3, ragazzi, qui. Eccolo, succede proprio il... Allora, la canzone trash che ascoltereste prima o post sesso? Bene. La canzone trash. Ma prima va a finire che poi non si fa niente più. Allora, capito? Quindi giocatevela bene questa. Dopo. Per me è sempre quella. Non vale se ne scegli. Ok, prima funziona il cobra, ragazzi. Il cobra della rettore. Come posto chic. Il cobra della rettore. No, ma una sola. No, mi piace. Poi dipende. Sul posto poi dipende. Domenica. Perché se si... Dai! No, perché sul posto potrebbe funzionare, dipende sempre come si evolve la social, però anche pensiero stupendo, ragazzi. Però fa pensiero stupendo. Non è trash, avete ragione. Sul cobra, ma lui è Godot. Però no, questa parte cuozzo chic mi piace. No, questo cuozzo altolocato ci sto. Personalmente opterei per il fragolone di Marco Martino. Ottimo! Ragazzi, qui c'è cultura. È proprio brodo di giuggiole. Ci sta il fragolone. Tu non
puoi rimanere su Sei sceso un muro, te lo dico, devi cambiare. No, io sono io ti dico la verità, non ho mai pensato effettivamente un approccio trash con un finale trash. Cioè poi tra l'altro con il carisma che mi troverei praticamente anche ancora prima di pensare l'infermiera di notte, sai, i giochi di ruolo. Ci sta. E no, a quel punto che hai desordisci una scivola con i jeans. Ragazzi, qua ne sappiamo. Dai, siamo acculturati. Adesso dobbiamo fare la terza domanda. La scelta è fra abbiamo la 1, la 3 e la 4. Nella 5. Io direi 1, 3, 5. 1, 1, 1. Dai. Vai. Allora, la canzone 3. Ma su tutte le canzoni di trash. Si chiama la canzone 3. Dopo c'è. L'ultima è quella seria. Che non dobbiamo fare. Possiamo fare solo un altro. La canzone trash che ascoltereste sotto la doccia? La canzone trash sotto la doccia? Io non mi lavo. Beh. Possiamo confermare questa circostanza? Questa volta chi comincia? Zinga. Io dai. Ci devo pensare, dai, un attimo. Canzone trash che ascolterei sotto la doccia. E non specificate di funziona la doccia, quindi sotto la doccia. Quindi sotto anche senza spenta. Basta pure per finta. Sì, anche per finta. Cioè, vestuto in da doccia. Esatto. Okay. Non ti è mai capitato di essere vestito nella doccia? Ancora no. Forse non ero sobrio. Pensando. Chiove. Di Gigi D'Alessio. Ha fatto un lavoro veramente. Io penso che qui si possa anche concludere l'intervista. Che perla. Il Maroz. Io stavo pensando sempre a qualche remix di Bari vecchia. Cioè per me il trash da perfetto Bari. È da allora, Food Bari. Sì ragazzi, non lo so, io quando... che ci hanno rovinato la vita. Esistenza. Personalmente quando io sono sotto la doccia mi viene sempre da Cazzo fantasticare blues. Da immaginare viaggi per me il resto non vogliamo sapere. Esatto, rimanendo diciamo nei confini del neomelodico citerei Sticinis e Pino D'Amato. Non la conosco, però è una piaga che abbiamo anche noi in accademia. Ma lui sta scavando proprio, capì? Nella mia... No, lui rimescola proprio... Sì. Sei troppo acculturato per noi, diciamo, non che va bene. La però l'aveva anticipato, ha detto che tra i suoi ascolti c'è anche il trash, quindi eravamo preparati a questo. Io aspetto con ansia la risposta a What's So Chic. Wow. No, ragazzi, io sotto la doccia... Non canto. Io mi lavo sopra la doccia. No, a parte che io era molto, cioè c'era sì. Veramente io avrei concluso lì l'intervista. Sì, molto sottile. Se volete andiamo avanti. Possiamo anche andare avanti. Andiamo avanti. Mi attesto su Chiove che c'è da scegliere la numero 2 o la numero 5. La 2. 2. La canzone che ascoltereste durante la colazione, sempre trash. No, io durante la colazione voglio popcorn e patatina. A colazione. Esatto. Ah, ancora non è propriamente trash, però ecco. C'è chi lo reputa trash. Io, per esempio, se dovessi gasarmi una mattina, che ne so, un po' di... Ragione e sentimento. No, bellissimo. Vado più sull'elettro, più capito, fatti tipo Skrillex, sai. Wow. E quello non è propriamente, quando... cioè, alcuni però... dicono che trash, altri no, ecco. Siamo questi due. Però capito, cioè, se dopo la colazione mi dovessi gasare, se sto nel mood, cioè, wow, oggi devo fare questo. Ti spari Skrillex. Sparo un cafonissimo Skrillex, così. Sono d'accordissimo. Ci può stare. Poi Donato non ha ancora risposto. No, ragazzi, perché proprio c'è difficoltà. Lui non fa colazione. Adesso è rimasta l'ultima domanda. Quella seria. L'ultima trash, poi c'è la serie che è speciale. Visto che abbiamo citate tantissime di canzoni trash, qual è la canzone trash che vi pentite di aver ascoltato? Beh, non ce ne sono. Se ne è sceso il muro. Perché? Perché pure durante la notte non riesco a dormire, te lo giuro. Ce n'era una, io non mi ricordo come si chiama, però era bellissima, era girata al Parco Troisi a San Giovanni e ci stava sto ragazzino che praticamente... A me piace Nutella. No, non era il piccolo Lucio, quella è bellissima. Ci stava sto ragazzino che si lamentava, non mi ricordo se si lamentava del fatto che... Bravo! Quella mi pento ogni giorno.
ricordo di aver ascoltato mi fa appare mai lentamente, ma dico, perché? Perché? È quello che mi domando io quando ho pensato a questa rubrica. Poi incontro loro e sono felice. Per quanto mi riguarda Epic Sax Guy. Epic Sax Guy. Sì, quello non è no, il problema è quello che non cioè, se tu ne dovresti più andare in giro e mezzo alla strada, sembra una cosa che camminare no, ma io lo faccio, cioè, quello è il problema. Perché lo faccio? Un'altra che rimane in testa è Shut the Fuck Up. Non la di Pink Guy. Vabbè, quella pure epica. Possiamo andare avanti. Siete troppo colti per me. Mi si rifiuta. Anche per me. Cioè. Vabbè ragazzi, la domanda seria, adesso per chiudere alla per fine chiudere. Di tutto Donato si farà qualche domanda, ma si farà prete scelto, era ma cosa allora. C'era in quell'intervista? Dopo tante domande stupide c'è la domanda seria. Allora, visto che boh, devo fare la domanda seria che sembra pure un po' brutto, c'è Carlo che impreca dall'altro lato. Ora cosa vi domandiamo? C'è una canzone che prendereste in prestito da un vostro collega nell'ambito musicale che Campano che magari voi rubereste? Bella domanda. Qui parti tu, Godu. Posso rispondere io? Mai. Mai. Il lavoro di un musicista, di un collega personale. Dopo non rubare, no, nel senso anche senso se dopo dovessi fare una cosa del genere. C'è una canzone di un tuo collega che avresti voluto suonare tu, che ti piace talmente tanto che a volte che no, se l'avessi suonata io, se l'avessi scritta io. Omaggiare, certo, assolutamente. Cioè, se me la chiedete nello specifico, non lo so dire in questo momento perché può essere anche una cosa che magari tu senti una serata, un inedito là per là e ti piace tu, e magari là con il pensiero già stai immaginando cosa ci potresti suonare tu individualmente là sotto. Mi è capitato spesso in realtà, ma al massimo omaggiare, cioè non era magari quella dopo domanda, nel senso però rubare, è capitato a volte di sentire le persone che dicono no, ma questo pezzo, il passaggio l'ha preso da me, e magari a volte anche no, lo so no, io sinceramente non posso dire diciamo di lavorare sullo stessi, sugli stessi piani, però se si fa Radio Autori Campani io avrei preferito, cioè avrei mi sarebbe piaciuto tantissimo scrivere Canto con un soffrì di Ciccio di Bella. Anche io avrei preso un pezzo suo a Ciro. Va bene, salutiamo Ciccio che sicuro ci sta ascoltando. Non è vero, pezzo sì, di taglia è un euro che si chiama Sovvivo, che quando lo sentì mi sarebbe piaciuto tantissimo, ecco, più che altro registrare delle cose, non suonare, perché quello ha scritto l'arrangiamento che penso sia diventato virale. Salutiamo Andrea Tartaglia. Ma in realtà ce ne sono tantissimi. A me piacciono moltissimi. Tartaglia in euro, dici? O in generale? In generale mi piacciono molto, diciamo, artisti contemporanei, diciamo così. Ne stimo tanti, molti sono miei amici. Forse questo è un periodo molto, molto fertile per la musica campana. E ce ne sono davvero tanti interessanti. Cioè no, noti solidarietà fra di voi? Sì e no. C'è molta collaborazione. Però il mondo musicale indipendente, anche cantatorale, è un po' chiuso in questo senso. Sembra quasi una specie di guerra fra bande, se mi passate il termine, perché è una questione, a volte diventa una questione di appartenenza proprio a contesti, a questa cosa a me per esempio non è mai appartenuta. C'è tanto, si suona tanto, questo sì, cioè si suona tanto assieme, poi ci sono difficoltà ovviamente dove riuscire, ma questo è un altro discorso. La scena napoletana ha delle belle cose, ma a volte sa essere anche molto, molto chiusa in se stessa. Era questa la risposta che volevo sentire. Io direi, visto che ti vedo sempre più sofferente, sempre più rosso, mandiamo una canzone dei nostri carissimi amici Alt F4, ascoltiamo La guerra di Irpinia, torniamo fra poco con i Godò ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. E allora, caro Domenico, cosa stiamo facendo qua? Sei venuto qui per farci ascoltare cosa? Cosa ci hai portato di nuovo? Lo spot nuovo di Radio Baiano. No, c'è un'altra cosa molto più importante che ci hai portato.
Non ridere, dai. La guerra di Irpinia. La guerra di Irpinia degli Alt F4. Vorrei un posto nel mondo, lo chiederò a Ciriaco. Va bene tutto purché non sia quello chimica alla ferrovia. Di fare noi all'Eliseo è la tua condanna di essere giovane. Ma quando senti quella curva che canta ti trema il culo, manco fosse l'80. Ma forse tu ancora non lo sai, dopo i normanni ci hanno invasi i DJ. Ma forse tu ancora non lo sai. Ci giro intorno come la giustizia fa con Campanello. Volete mica picchiarci a son di manganelli, per poi non comprendere che non siamo più preziosi di certi giochi. Abbiamo sotto dei coglioni rotondi. Ma forse tu ancora non lo sai, per la camorra è come stare alla Hawaii. Ma forse tu ancora non lo sai. Su www.radiobaiano.it. Diciamo? Nino, ci sei? Si sente un treno. Si sente sempre un treno perché Metro Rock è entrato anche nel nostro programma. Purtroppo siamo sempre con i Godò. Oddio, ho avuto paura. Allora, io vedo che hanno di nuovo gli strumenti. Tu hai questa macchina fotografica in mano, quindi presumo che ci sia il segno. Che ti devi spostare. Che mi devo spostare innanzitutto. Però mi metto qua perché voi, mentre tu ti prepari. Chi ci deve parlare con questi ragazzi? Scusami. Zio. Che cos'è questo rumore? Stanno. Ah, ecco. Sarà Francesca che non abbassa i volumi delle cuffie.
Ogni tanto una gaffa può capitare. Allora, bello della diretta. Il bello della diretta. Ma tu qualche parola in barese mentre aspettiamo, non ce la vuoi dire? Abbracciaci. Abbracciaci. Dai, una frase di senso compiuto. Ma non è veramente barese. Ma no, infatti. Ho capito, però. Il barese sto tipo è laureato in linguistica a barese. Una frase divertente. Non le conosco. Va bene. Noi ce lo portiamo così, cioè, non vuoi bello e ritardato. Quella sulla, bello soprattutto di me, diciamo. Allora, Agnello, cosa ci suonate adesso? Me, no. Il adesso pezzo dell'estate. Sì, sì, vai. Noi abbiamo ribattezzato il pezzo dell'estate, ma la prossima estate, quindi segnatevelo. Ce lo segniamo, Questo pezzo si chiama Respirare. In estate si respira comunque, insomma. Si boccheggia. Faremo concorrenza a Get Lucky, sicuro. Ma maestro. Il perché dei giorni ibridi e dei pensieri stupidi che affollano la solita routine. Sospesi, due respiri soli che durano un attimo, che durano un'eternità. T'ho visto correre e non lo sapevi, da piangere dietro ad un sorriso. Provare quanto è falso il paradiso, capire l'importanza d'un panchina, ed eri sola anche stamattina, quando t'ho detto guarda sta spuntando l'alba, ed eri già un ricordo nella nebbia. La notte lascia spazio a compromessi, guardi che dividono a metà. Aiuta anche a sentirsi meno soli e a vivere accettando la realtà. T'ho visto correre e non lo sapevi, sentita piangere dietro ad un sorriso. Se falso il paradiso, capire l'importanza scelta rimane razionale, ed è normale come respirare. T'ho vista correre
e non lo sapevi. Sentita piangere dietro ad un sorriso. Provare quanto è falso il paradiso. Capire l'importanza. Ma un CD quando? Un disco? Si spera a breve. Ci stiamo lavorando. Diciamo così, si spera a breve. Ci stiamo lavorando e molto probabilmente Si spera a breve. Un prequel ce l'abbiamo praticamente nel video che abbiamo. Non posso spoilerarlo. No, invece noi facciamo questa, facciamo questa anteprima, questa dichiarazione anteprima Radio Baiano, indifferente a Radio Baiano. E del pezzo che avete sentito prima, Niente da perdere. Uscirà a brevissimo un video ufficiale esclusivo registrato all'ex OPG a Napoli, gli so pazzo l'ex OPG occupato e girato da Ace Dig e, interpretato ovviamente da noi e da tante altre persone, e per dicembre molto probabilmente sarà pronto e a dicembre uscirà. Quindi quando uscirà il disco voi tornerete, suppongo. Ci speriamo infatti. Se ovviamente non ci arrestano prima. Al caso. Se ovviamente non ci arrestano prima. No. Con Zenga tutto il possibile. Noi vi invitiamo già da adesso. Quando uscirete il disco, tornate e ce lo presentate. La libertà vigilata. Il giorno in cui annunceremo l'uscita del disco, vi vogliamo praticamente sulla pagina Facebook fare gli hashtag donato esci. Ovviamente si parlerà del disco, non per l'uscita. Allora, siamo giunti alla fine di questa nostra intervista. Nino, non piangere. Vedo che fai... Secondo me che qualche altra domanda poco seria l'avrebbe voluta fare. Ci sta. Perché io tengo il terzo momento. Avevo dimenticato la terza funzione del nostro pulsantino. Ebbene sì. C'è l'ultima funzione di questo nostro campanello, che forse è anche la migliore che c'ha, che noi concediamo a chiunque viene qui da noi, perché è arrivata verso una certa, un po' la fame, un po' la stanchezza, anche un po' forse un po' di nervosismo, inizia a farsi sentire. E cosa succede? Noi diamo ai nostri ospiti una valvola di sfogo. Wow. Non funziona così. No! Lui non si rompe, è come Chuck Norris. È stato fermo fino adesso, l'hai fomentato. Una valvola non di funziona sfogo. Così però. Funziona così. Uffa. Che allora funziona così. Io mentre ve lo spiego, avete tipo 30 secondi. Calmo. Stai calmo. Un 30 secondi. Di sfogo, potete dire tutto quello che volete. No. Lui non troppe parla. Cose da dire. Non hai bisogno di sfogarti. Io ci sto. Lui sfoga sulla batteria. Per me va bene. Ma sfogare nel senso tra di noi dobbiamo dire. Ma tipo cose. No, in generale. Un flusso di coscienza. Sfogo generale contro tutto e tutti. Ok. Chi ottimo. Comincia? Allora, vai, ci sono questi 5 secondi a testa. Io vado a partire da ora. Vai. Ok, innanzitutto saluto mia madre. E poi passano i 5 secondi, vai. Ok, sono passati, ciao mamma. Sono pazzo. Dai, parlate. Sono pazzo. No, mi stai facendo intagliare. Donato, sono pazzo. Allora, io vado transciando, perché quello sono che abbiamo detto prima. Io ho uno sfogo che mi devo togliere con quelli che dicono che il cantautorato deve essere una roba bloccata e deve essere fatto in una determinata maniera. No, tutti quanti lo devono fare e tutti quanti devono avere la possibilità di scrivere e di suonare, anche se non lo sanno fare, anche se non riescono, se non sanno cantare, se non sanno suonare, perché
è importante portarle fuori, poi sarà sempre... Sì, mi fanno segni di tagliare, però è così. Sì, stiamo sperando, ma non ce ne fotte. Vai! Io volevo scusarmi per il mio incacagliamento di prima, che ho fatto secondo me 3 ore. Però a parte questo, che oggi era una giornata un tempo di merda, volevo ringraziarvi per averci dato la possibilità di stare qua. Volevo salutare Farenze e Alba. Non ti sei sfogato? No, lo sfogo era per giornate e per il cacaglio. Cioè, sono stato altro. Io gli do 30 secondi solo a lui a partire da ora. Su poco. A lui. La braccia, vai giallo. Il vino cocco. Il vino cocco, vai. Dobbiamo aprire una vino coccheria. E questo non si può fare. Devono sovvenzionare il progetto. Ma che cos'è? E quindi lo sfogo, che cos'è? È un'enoteca. Fondamentalmente un'enoteca che però serve il vino all'interno di questi calici di cocco. Fondamentalmente. In dei calici di cocco. Esatto. No, bella idea. E basta. Poi gli spiegheremo. Ah, ragazzi, io voglio sfogarmi contro il mio batterista. In questo momento. Ascolta meno metal. Vado. Vai. Quindi andiamo. È chiusa io. Sentenzia. La cosa migliore è questo di vino cocco. Sì. Cocco, quello è stata la chiusa. Anzi, a partire da questo apriamo una campagna di crowdfunding per aprire una vino coccheria. Lanciamo l'hashtag vino cocco. ci sta. Andiamo avanti su Kickstarter e facciamo questa porca di per aprire una vino coccheria. Vino coccheria, petizione popolare. Chips. Petizione popolare. Prima di chiudere, sì. Io volevo ricordateci un po' tutti i contatti social dove potervi seguire, le vostre prossime date, dove è possibile ascoltare le canzoni, eccetera, eccetera. Ok, vabbè, sui social, su Facebook ci trovate come Godot, scritto appunto così come si legge, con l'apostrofo finale. È un apostrofo. Tra le parole ti salto addosso. Scritto così come si pronuncia, Godot con l'apostrofo. Ci trovate su Facebook, anche su YouTube. C'è già il video di domenica, il video live che abbiamo girato presso il Mac Studio. domenica il pezzo che abbiamo girato presso il Black Hit Studio di San Giovanni. Ciao Aniello, salutiamo il nostro caro amico. Ciao, il nostro caro Aniello, che dice sempre Mata fa sapi. Sì, soprattutto quando cerchiamo di... E ci vediamo a Casal Nuovo. La prossima a Casal Nuovo il 1° dicembre. Mm-hmm. E poi anche il 10 dicembre, credo sia il 10, sì. A Marigliano in apertura a Tommaso I e Fede Marlene per la Corte del Gusto. E tutti gli aggiornamenti sulla pagina. Ottima chiusura, bravo. Mi è piaciuta. Un uomo di poche parole, ma severo ma giusto. Giuste, verità. Per tutto il resto? E vino cocco. Come ha detto un nostro caro politico, è stato breve e circonciso. Oppure no. Chips. Io devo ricordare che la puntata di stasera è stata registrata e quindi domani la potrete trovare su YouTube. Sarà lì per sempre. Per che brutto sempre. Gesto. E okay. Anche, è così che abbiamo finito la nostra carriera. Che brutto gesto. E anche i video, anche i live che hanno fatto i ragazzi qui in studio sono stati registrati e verranno pubblicati domani su YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Noi torniamo martedì prossimo, sempre ad occuparci di cantautori, perché il mondo dei cantautori ci piace. Sarà con noi una femminuccia per la gioia di Nino, perché sarà con noi la bravissima Alessia La Montagna. Ah, ma è una nostra conterranea, Alessia è di Acerra come me. Non lo sapevo. Quindi ciao Alessia. Rimaniamo ad Acerra. Sono contento, nulla da togliere a loro, finalmente. Torna una donna. Finalmente. Prima di loro c'era una femmina. E cioè, vabbè. E comunque... che femmina? Noemi? Io c'era saluto. Noemi. Lo so, Noemi infatti l'ho incontrata in settimana a Napoli. Però io comunque sono contento, perché purtroppo chiudo in bellezza la puntata dicendo che mi sono fidanzato con una bambola gonfiabile in realtà. Che mi hanno lanciato un concerto. E si chiama Valentina, saluto, l'ho lasciata a Napoli. Come ciao, si chiama? Valentina. Ah, come salutiamo tutti. E noi chiameremo Tina.
Sì. anche lei piace il vino cocco. Non la capivo, però. Allora la base deve venire nella nostra vita. Come cameriera. Come cameriera. Gli faremo fare tipo le foto promozioni per il vino cocco. Ci sta. È deciso. Magari la mettiamo là fuori ad accogliere la gente. Noi ringraziamo ancora Egodo per essere stati qua. Tornate quando volete. Noi ci risentiamo martedì da Franceschendino, è tutto. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ci vediamo nella vino coccheria.